progetto maravilloso, es un regalo mágico que me hizo después de la muerte de Borges, Randall Cote, un arquitecto de laberintos inglés que conoció a Borges hace muchos años en la Argentina. Este laberinto se hace acá ahora en Venecia, porque Venecia era una de las ciudades muy amadas o más amadas por Borges. Es una ciudad laberinto, es una ciudad única, una delicadeza y una complejidad sutiles maravillosa, con una historia maravillosa también. Y ahora, conmemorando los 25 años de su entrada al Gran Mar, como llamaban a la muerte los florentinos, que se haga acá en Venecia, que se inaugure hoy de una manera tan exquisita, digamos, este laberinto creado por Randall Cote, es para mí como la coronación de un sueño maravilloso. L'idea del labirinto è nata qualche anno fa. L'idea ci colpì immediatamente perché era straordinaria, soprattutto si prestava a risolvere una questione che avevamo in mente da tempo. Cioè, l'isola è divisa in due parti, una parte che è quella occupata dagli edifici monumentali, che sono quindi il luogo della ricerca, del pensiero, dell'analisi intellettuale, e c'è un'altra parte dell'isola che era sempre stata destinata storicamente agli orti, e in qualche modo era coerente con il motto benedettino ora et labora, quindi da una parte c'era la preghiera e il pensiero, dall'altra l'esperienza, la raccolta dei frutti, la coltivazione. Con una intuizione, secondo me, straordinaria, Vittorio Cini, quando aveva creato la fondazione, aveva messo negli istituti degli edifici monumentali, degli istituti di ricerca e negli ex orti o giardini le scuole professionali. Quindi noi avevamo deciso di trasformare, dopo che le scuole professionali erano state, avevano lasciato l'isola di San Giorgio, avevamo deciso di dedicare questo spazio a quelli che chiamavamo fra noi gli orti di San Giorgio, cioè un luogo dove ci fossero auditorium, cioè dove ci fossero mostre, esposizioni, dove c'è già un teatro, e cercavamo il modo di collegare i luoghi della ricerca, l'ora, la preghiera, con i luoghi della performance, la bora. Il labirinto, posto all'uscita del secondo chiostro, come una sorta di terzo chiostro vegetale, diventava una specie di collegamento ideale, ma anche concreto, tra i luoghi del pensiero e i luoghi dell'esperienza.